Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Finalmente INPS, con un po' di ritardo, ha iniziato a caricare i cedolini delle pensioni di luglio 2023. Cedolini importantissimi in quanto porteranno gli aumenti delle pensioni minime per via della perequazione comprensivi degli arretrati da gennaio a giugno. Vediamo dunque che cosa contiene insieme nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Se volete inoltre potete abbonarvi al canale schiacciando il tasto abbonati, come vedete ora nel video, e donare una piccola cifra per continuare a supportarci e pubblicare nuovi contenuti sempre più aggiornati. Gli abbonati potranno in via esclusiva prendere parte a una chat in un video in cui risponderemo alle domande e ai vari dubbi sulle pensioni. Bene, partiamo con il video. Come dicevamo poco fa, finalmente INPS nelle scorse ore ha iniziato a caricare i cedolini delle pensioni di luglio 2023. Un cedolino che sarà sicuramente una boccata d'ossigeno per centinaia di migliaia di pensionati italiani che percepiscono la pensione minima, in quanto, come dicevamo, arriveranno finalmente gli aumenti sulle pensioni minime per via della rivalutazione straordinaria comprensiva degli arretrati da gennaio a giugno. Nel cedolino inoltre sarà contenuto l'importo esatto della pensione, ma anche la quattordicesima per tutti gli over 64 che rispettano i paletti reddituali imposti per la percezione della quattordicesima. Nel cedolino di luglio inoltre saranno presenti le ritenute, ovvero addizionali comunali, acconto di addizionale comunale, addizionale regionale e la tanto temuta e odiata IRPEF, ma anche le eventuali detrazioni sottratte dall'IRPEF. Fateci sapere qui sotto nei commenti del video se visualizzate correttamente o meno il cedolino delle pensioni di luglio 2023. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.